Ma ragazzi, e com'è buona la pastiera napoletana? Noi a Napoli di tradizione di solito la facciamo a Pasqua. Qua a Pizza Italia la facciamo sempre, tutto l'anno. Dovete venire a provarla. Se non potete venire, non importa. Vi mando la ricetta a casa con questo video per 4 pastiere, così potete farla assaggiare anche agli amici. Ciao ragazzi, oggi realizziamo una bella pastiera napoletana. Iniziamo dalla sfoglia, gli ingredienti sono 800 g di farina, 5 uova, 200 g di burro e 300 g di zucchero. Iniziamo con la farina, aggiungiamo lo zucchero, e il burro. Adesso inseriamo le uova, mi raccomando una alla volta. Vediamo che il tutto si amalgama. Eccolo qua il nostro impasto, continuiamo a lavorarlo usando le mani. Quando l'impasto è bello, liscio e omogeneo, lo mettiamo in una pellicola e lo conserviamo in frigo. Allora ragazzi, adesso prepariamo il ripieno della pastiera. In un tegame abbiamo messo 300 g di latte, 50 g di burro, un barattolo di grano e dopo gli grattugeremo la buccia del limone. Allora, una volta che si è preparato il grano, inizieremo con l'altra parte del ripieno che poi verrà mescolato con il grano. Abbiamo 1 kg di ricotta, 950 g di zucchero, una bustina di vanillina, dell'arancia, scorza di limone, acqua mille fiori e un pizzico di cannella. Ho inserito il grano, continuiamo a lavorare. Quando sarà tutto pronto, dopo che l'impasto della sfoglia sarà un po' riposato, inizieremo con la lavorazione della pastiera, la lavorazione finale e dopo avverrà la cottura. Ecco qua, siamo pronti. Prendiamo il nostro impasto che abbiamo conservato. Eccolo qua. Iniziamo a stenderlo in un mattarello. Poi la decorazione della pastiera. Una ultimata, guardiamo le nostre pastiere. Eccole qua le nostre pastiere, finalmente pronte. Fermiamo. E che bellezza, eh? Speriamo che fate anche un buon lavoro a casa, eh? Ciao ragazzi!